Una serata da ricordare, quella della presentazione di Franck Ribéry allo Stadio Franchi davanti a 15.000 tifosi in delirio. Una parata di luci e la musica di Rocky hanno accompagnato l'ingresso in campo del nuovo fenomeno viola. Lo show all'americana ha avuto l'effetto sperato, con tanto di boom sui social. La torre di Maratona illuminata di viola e Ribéry che fa i primi passi sul campo del Franchi entrando con la maglia numero 7 che va già a ruba nei Fiorentina Store. Cori ed euforia, questo ha visto il campione francese ed è rimasto particolarmente colpito dal grande calore con cui è stato accolto in città. Lui, che è nato a Marsiglia, ha passato 12 anni in Germania e non era più abituato a tutto questo entusiasmo, nonostante in carriera abbia vinto praticamente tutto. Poi i palleggi da cui si vede subito la sua tecnica sopraffina, i palloni autografati lanciati verso i tifosi e le maglie sparate verso la tribuna grazie a un marchingegno speciale. In mezzo al campo vengono chiamati anche Pradè e Barone, che ricevono una vera e propria ovazione dai presenti. Sono loro gli autori di questa rinascita viola grazie alla volontà di Rocco Commisso. Ma Gio sottolinea, come ha già fatto altre volte, che il cuore di tutto sono sempre i tifosi, perché senza di loro non c'è vita.